Ciao a tutti amici subscribers, benvenuti a questa seconda puntata di PDV News con KTT, il programma per le notizie riguardanti il mondo dei gamers e non solo, made in parliamo di videogiochi. Oggi parleremo di sviluppatori di Arma 3 in manette, primi dettagli su Rome 2 Total War, Wii U, la nuova console di casa Nintendo, Guild Wars 2, riprendono le vendite, l'uscita di Black Mesa. Arrestati con accuse di spionaggio, due sviluppatori della Bohemia Interactive, sorpresi a quanto pare a fotografare installazioni militari in Grecia. I loro nomi non sono stati resi noti al pubblico, ma sappiamo che hanno rispettivamente 28 e 33 anni e sono di nazionalità ceca. Il direttore generale della compagnia, Marek Spanel, ha offerto una sua versione dei fatti in un comunicato stampa ufficiale, affermando che i due impiegati si trovavano semplicemente in vacanza sull'isola di Lesmos, con il solo scopo di vivere le bellezze del luogo, negando quindi le voci che malignavano sulla presenza dei due sviluppatori sul posto proprio per lavorare per conto della società, e confermando il supporto legale che l'azienda fornirà alle famiglie dei suoi collaboratori in manette. D'altro canto, ha aggiunto Spanel, da quando è stata fondata nel 1999, la Bohemia Interactive ha sempre istruito i propri sviluppatori a rispettare le leggi internazionali, usufruendo solo di informazioni disponibili pubblicamente. Le autorità locali hanno però replicato di non ritenere abbastanza plausibili le loro tesi, vista la grande quantità di foto e materiale audiovisivo che ritraevano non propriamente le bellezze naturali degli arcipelaghi ma diverse basi militari del posto, affermando inoltre di essere consapevoli del fatto che la loro azienda stia sviluppando il videogame bellico Arma 3, che sarà ambientato proprio nel Mediterraneo, scenario di un ipotetico conflitto tra l'Iran e le forze NATO. Annunciato per il 2012 su PC, Total War Rome 2. La Creative Assembly, la sua casa sviluppatrice, ha recentemente rilasciato un trailer curato da Will McGregor, The Faces of Rome, nel quale viene illustrato il taglio dato alle ambientazioni romane all'interno del gioco. Dopo la prima presentazione alla Gamescom 2012, era attesissimo questo nuovo atto ambientato nell'impero dell'antica Roma, tra le aspre lotte di potere all'ombra del Colosseo. Ma guardiamo alle novità annunciate per il gioco. Prima di tutto degne di nota le animazioni facciali individuali per ogni soldato. Le battaglie saranno ancora più dettagliate, combinando lotte navali e terrestri. La telecamera ad altezza d'uomo ci permetterà di osservare la battaglia direttamente dagli occhi del soldato. Una mappa della campagna più grande, che si estende dalla Spagna all'India, con molte più fazioni rispetto alla precedente edizione. E delle battaglie che potranno durare anche 45 minuti. Le regioni saranno inoltre convertibili in province una volta conquistate, le città avranno più punti di cattura e ogni edificio sarà distruttibile pezzo per pezzo e non mancheranno i disastri naturali. Il gioco sarà disponibile per la primavera del 2013 unicamente per PC da Steam, anche se potrebbero esserci sorprese riguardo la sua uscita su piattaforme mobili come smartphone e tablet. Fino a dove sarai pronto a spingerti per guidare l'impero romano? Il colosso giapponese dei videogame, Nintendo, ha annunciato questa settimana a Los Angeles la nuova console di gioco, la Wii U, in uscita il 30 novembre 2012 in Europa, battendo sul tempo persino il Giappone, la cui uscita è invece fissata per l'8 dicembre. Il dispositivo supporterà la grafica in alta definizione e punterà molto di più su internet, cercando di contrastare l'avanzata sempre più veloce di app su tablet e smartphone, che rubano fasce di mercato alle console. Ne esisteranno due versioni, una premium e una base. Quella premium, in colorazione nera, avrà in dotazione un hard disk interno da 32 GB, gamepad e stilo, sensor bar, cavo HDMI e ovviamente supporti alimentatori. Sarà inoltre incluso il gioco Nintendo Land, che in Giappone sarà invece venduto separatamente a 6.000 yen, circa 60 euro, ampiamente visto e descritto durante lo scorso E3 e che promette di essere per Wii U quello che Wii Sport è stato per la sua antenata. Una buona notizia è che tutti i controller per Wii, come Wiimote, il Nunchuck e la Balance Board, nonché i giochi per la vecchia Wii, saranno compatibili con il Wii U. Ancora una volta Nintendo cerca di puntare sulla particolarità del controller, creandone uno nato per diventare una perfetta estensione delle mani del giocatore durante le sue partite, il Wii U Gamepad. Dotato di uno schermo touchscreen resistivo da 6,2 pollici, in grado di replicare fedelmente le immagini che vengono visualizzate sul televisore, gli eventuali menu, mappe o interfacce, Wii U Gamepad si potrà usare anche per navigare su internet, facilitando il multigioco online, per fare videochiamate, condividere screenshot e inviare messaggi istantanei, grazie alla piattaforma social Miiverse, accessibile da qualsiasi videogame e utilizzabile senza mandare a monte la sessione di gioco. Tra le novità introdotte, da ricordare anche Nintendo TV,
la quale si propone di essere il centro di intrattenimento domestico per eccellenza, cercando di far rientrare in carreggiata le vendite dopo che lo straripante successo della sua antenata è andato via via scemando. Tutto questo in vendita al prezzo indicativo di 350 euro per la versione premium e 300 per quella base. Quanto ai giochi in uscita insieme alla Wii U, da segnalare la decisione non poco azzardata della Platinum Games, casa produttrice di Bayonetta 2, di creare questa partnership esclusiva, per adesso, con casa Nintendo. Questo vero e proprio sequel del tanto acclamato primo capitolo della serie è diventato una delle tendenze principali a livello mondiale su Twitter, ma come era prevedibile, molti dei fan della serie hanno iniziato a lamentarsi per via dell'assenza del gioco negli altri formati. Tra gli altri titoli degni di nota, Assassin's Creed 3, Rayman Legends con le sue mappe musicali, Lego City Undercover, l'immancabile New Super Mario Bros. Di nuovo in 2D e Zombie U, il survival horror FPS in esclusiva per Wii U, ambientato in una Londra afflitta da un'invasione di non morti, che non lascia passare inosservata la funzione Weapon Handling. In arrivo a marzo 2013 anche Monster 3 Ultimate, che si prevede debba fare sold out in Giappone non solo. Già primo nelle classifiche di 10 nazioni europee, Guild Wars 2 riapre le vendite dopo circa 10 giorni di pausa. Dopo un periodo di fermo, infatti, Mike O'Brien, presidente e cofondatore della casa produttrice ArenaNet, può ritenersi più che soddisfatto per l'entusiasmo dimostrato per il loro gioco. Alla data di lancio, solo i preordini avevano già raggiunto quota 1 milione di copie. Per celebrare l'evento della riapertura delle vendite, NCSoft e ArenaNet propongono un trailer diretto da James Matthaig, celebre per il suo contributo alla trilogia Matrix e per il film V per Vendetta, intitolato Our Time Is Now. Guild Wars 2, definito come il nuovo punto di riferimento per gli MMO da numerosi esperti del genere, porta effettivamente una ventata d'aria fresca nel suo genere, offrendo eventi dinamici che si sviluppano in base alle azioni e alla collaborazione tra giocatori, creazione di personaggi con background estremamente dettagliato, a scelta tra 5 razze, umani, i Norn delle terre ghiacciate del nord, gli ingegnosi e capaci Asura, i sempreverdi Silvari, figli dei boschi, e i feroci Char. Ogni razza avrà la sua zona di partenza caratteristica e delle particolari abilità. Vi saranno inoltre storie personalizzabili e variabili in base ad ogni decisione presa avanzando nel percorso di gioco, e combattimenti dinamici che si distaccano dalle classiche restrizioni del gioco di ruolo legate alla classe del proprio personaggio. Inoltre, due modalità cooperative multigiocatore, ossia player vs player per le piccole unità di combattimento e world vs world per le sfide tra server, che si protraggono anche settimane in mappe colossali. Ricordiamo inoltre che da qualche giorno a questa parte è uscita la nuova mod amatoriale di Half-Life 2. Black Mesa non è altro che un remake di Half-Life, alla quale è stato apportato un notevole miglioramento grafico al gioco originale, attualizzato alle nuove versioni del motore grafico Source. Il leader del progetto ha annunciato che la versione rilasciata attualmente si limiterà a raggiungere il Lambda Core, fornendo un'esperienza di gioco completa di 8-10 ore con un finale solido. Egli ha inoltre precisato che gli sviluppatori stanno ancora lavorando su due capitoli successivi, che prevedono l'espansione fino all'Oxen, il pianeta alieno in cui si svolge l'ultima parte di Half-Life 1, con l'obiettivo di creare in sostanza un ulteriore gioco completo a tutti gli effetti e non solo un semplice epilogo. Lasciate nei commenti le notizie a vostro parere più importanti della settimana, quelle migliori verranno selezionate per il prossimo video. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di PDB News.